Finlandia, dal 1 dicembre sono in vigore le nuove regole sul distacco transnazionale. Ingressi e rientri in Italia dall'estero, nuove limitazioni con il DPCM del 3 dicembre scorso. Ben ritrovati a una nuova edizione di Eka Italia News. Dallo scorso 1 dicembre anche la Finlandia si aggiunge agli stati membri che hanno recepito le nuove regole in materia di posted workers. In particolare le nuove misure riguardano le modalità per definire la retribuzione da applicare ai lavoratori distaccati in Finlandia, facendo riferimento ai contratti collettivi anche nell'ambito dei contratti di assegnazione. Anche la notifica preventiva cambia, dovrà infatti contenere più informazioni e dettagli rispetto alla versione precedente. Il governo finlandese ha comunque previsto un periodo di transizione di 12 mesi per i distacchi in corso, al fine di consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove regole. Cambiamo argomento e ci spostiamo in Italia perché con l'approvazione il 3 dicembre scorso del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti gli spostamenti da e per l'estero che saranno valide fino al 15 gennaio 2021. Il nuovo DPCM continua a basarsi su elenchi di paesi per i quali sono previste misure differenti. Rispetto ai decreti precedenti però non esiste più un elenco F di nazioni per le quali vige un divieto d'ingresso in Italia. Questi stati, tra cui Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait e Macedonia del Nord, sono ora inclusi nell'elenco E, quindi gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro. Inoltre, dal 10 dicembre tutti i paesi UE, Schengen e associati sono passati dall'elenco B all'elenco C, con l'obbligo per entrare in Italia di effettuare il tampone nelle 48 ore precedenti all'imbarco. Le variazioni riguardano anche i paesi che compongono l'elenco D, ma non cambia la disciplina per gli arrivi e gli ingressi da questi territori. Infine, limitazioni ulteriori sono previste per gli spostamenti nel periodo tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Ricordiamo che soprattutto per gli stati da e per i quali non sono previste specifiche restrizioni è sempre consigliabile verificare fonti ufficiali del Ministero degli Esteri e delle autorità locali, in quanto i singoli paesi potrebbero prevedere ulteriori vincoli e obblighi per i viaggiatori italiani. E con questa notizia è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.